Un giorno che i discepoli erano tutti assieme in Galilea, Gesù disse: Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Allora i discepoli diventarono molto tristi. Poi andarono a Cafarnao. Là alcuni esattori della tassa del Tempio si avvicinarono a Pietro e gli domandarono: Il vostro maestro non paga la tassa? Pietro rispose: Sì, la paga. Quando entrarono in casa, Gesù parlò per primo e disse a Pietro: Simone, dimmi il tuo parere. Chi deve pagare le tasse ai re di questo mondo? Gli estranei o i figli dei re? Pietro rispose: Gli estranei. Allora Gesù continuò: Perciò i figli non sono obbligati a pagare le tasse. Ma non dobbiamo dare scandalo. Va dunque in riva al lago, getta l'amo per pescare, e il primo pesce che abbocca, tiralo fuori, aprigli la bocca, e ci troverai una moneta d'argento. Prendi la moneta e paga la tassa per me e per te.